Una fondazione per leggere che vuole portarsi sempre più al passo coi tempi, così si può sintetizzare il progetto che il presidente neoeletto Marcello Mazzoleni ha per il suo mandato di 4 anni alla guida dell'ente che coordina le biblioteche del nostro territorio e non solo. Un sistema bibliotecario che ho visto nascere perché nel 2006 ero stato tra i fondatori, tra i delegati che hanno contribuito alla stesura dell'atto costitutivo e dello statuto. Poi sono stato componente del Consiglio Generale di Indirizzo dal 2015, dal 2017 nel Consiglio di Amministrazione e dal 2018 vicepresidente. Adesso recentemente appunto sono stato eletto presidente. Ringrazio ancora tutti gli amministratori del territorio che hanno riposto in me fiducia per i prossimi 4 anni. Nella sede di Palazzo Cittadini Stampa, qui sul Naviglio Grande e all'angolo con il Naviglio di Bereguardo a Castelletto di Bettegrasso, ci sono gli uffici di Fondazione per Leggere, ma c'è anche il centro di catalogazione, che è uno dei più avanzati a livello nazionale, oltre a una biblioteca centrale di deposito nella quale trovano spazio quei documenti che per ragioni logistiche non possono trovarsi nelle altre biblioteche, ma che da qui sono pronti a partire verso tutte le biblioteche del nostro territorio attraverso il servizio di interpreto. E poi abbiamo anche gli uffici con la segreteria, con Cecilia, con Patrizia, con la parte di biblioteca, Anna la contabilità e poi Federico con il coordinamento. In questi prossimi 4 anni di mandato, insieme al Consiglio Generale di Indirizzo e al Consiglio di Amministrazione, si continuerà quanto di buono fatto dai mandati precedenti e per tutto ciò che attiene le biblioteche, in particolare alla promozione della lettura nel territorio. In particolare, spiega il neoeletto presidente Marcello Mazzoleni, ci concentreremo sul ruolo del bibliotecario come professione, come anche mediatore culturale. In questi 4 anni di mandato, unitamente al Consiglio Generale di Indirizzo e al Consiglio di Amministrazione, continueremo tutto quanto di buono è stato fatto nei mandati precedenti per tutto ciò che attiene le biblioteche e la promozione della lettura nel territorio. In particolare ci concentreremo sul ruolo del bibliotecario come professione e come anche mediatore culturale. In pratica una nuova visione del bibliotecario e delle biblioteche. In pratica potremo parlare quasi di biblioteche del futuro. Poi sicuramente contribuiremo al posizionamento di Fondazione per Leggere nel territorio con la presenza di eventi di tipo letterario, culturale, per rafforzare ancora di più la nostra immagine. Lo faremo anche sui social network, di conseguenza aspettiamoci, anzi possiamo già mettere il nostro like sulle pagine Facebook e Instagram di Fondazione per Leggere. E poi completeremo tutto quanto abbiamo fatto nel settore della formazione, perché siamo diventati un punto di riferimento non solo territoriale ma anche davvero a livello nazionale per quanto riguarda la formazione biblioteconomica. Di conseguenza questi saranno i punti principali del nostro mandato.